E allora vi propongo un attimo come conduttore di questa nuova rubrica dal titolo I giovani e lo stress, di cui abbiamo ospite sempre Michele. Potete fare un altro applauso, grazie. Michele, io mi sono preparato alcune domandine semplici per te, però te le sparerò a raffica, quindi fai molta attenzione. Mi presento prima, mi chiamo Michele Avi, però gli amici mi chiamano quando hanno credito. Senta, Sì. volevo chiederle, lei principalmente di cosa si occupa nella vita? Io avevo un obiettivo, facevo il fotografo, però la mia vita andava a scatti, vedevo troppo negativo. Poi un giorno, mettendo a fuoco un soggetto esagerato, sono intervenuti i vigili del fuoco e il mio sogno è sfumato. Ci vuole parlare, ci vuole parlare del suo rapporto con lo Io stress? sono nato e cresciuto stressato, ricordo che per questo avevo difficoltà negli studi. Mia madre mi diceva sempre: la matematica la devi imparare perché è importante, nella vita ti servirà e a te, a conti fatti, non ti manca nulla, più o meno. Ed io, tutto sommato, mi resi conto che non era un problema e che del resto mangia, come disse quel tizio alla cameriera, perché secondo me in matematica ci vorrebbero più addizioni, meno sottrazioni, le divisioni in parti uguali e le moltiplicazioni con un per esempio, e alla fine tutto uguale. Senta, invece, prossima domanda. Geometria? Geometria, geometria, scusi. Quando studiavo la geometria, ad esempio, avevo sempre un cerchio alla testa. Non riuscivo a Un classico. inquadrare le cose, come disse quel camera ubriaco, non riuscivo a inquadrare le cose. Mi mancava l'aria, solo i triangoli mi saltavano. Abbiamo capito. Perché ero in età adolescenziale, la professoressa era troppo buona. È spudorato proprio. Senta, invece in geografia come In andava? geografia andavo bene, Allora le faccio un po' di domande a raffica, visto che è sì. geografia. La città più popolata al mondo? La città di Stoccolma, La città più fredda d'Italia? Gela, La città dove c'è sempre un ottimo clima? ottimo clima, Belgrado, Benissimo, è complimenti. Adesso il tempo, signor grazie, Michele Abbi, è esaurito? sì, il tempo è come me, è esaurito. Senta, adesso faccia gentilmente il suo appello al pubblico. L'appello al pubblico, e mica li conosco di cognome Il messaggio, il io. Ah, messaggio. il messaggio, signori. Ve lo chiedo come lo chiesi il palmo della mano al pollice, all'indice, al medio, all'anulare, al mignolo. Che ne dite? Signore Michele Abbi, Seviso! Signori, se l'esibizione vi è piaciuta, domani sera siete tutti quanti ospiti a casa sua. Perché a casa sua, come disse quel grande astronauta, c'è spazio. Se l'esibizione non vi è piaciuta, andate a fare l'amore. Perché fa bene al cuore, Graziana, ciao, grazie, c'è Graziana, Graziella, e grazie a tutti! Salve Graziella! Ciao, Graziella! Allora, dovresti finire i tre, la dire con lotta...